Il Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum, sito nel cuore di Innsbruck, è un museo con più sezioni, istituito nel 1823 come Associazione Museo Nazionale del Tirolo, intitolato all'erede al trono di allora e futuro imperatore d'Austria, Ferdinando. Originariamente era ospitato negli uffici del convento di Wilten e dell'università. In seguito, tra il 1842 e il 1845, fu realizzata la struttura museale in stile neoclassico, secondo il progetto dell'architetto Anton Muchlechner. Herzlich willkommen hier im Ferdinandeum, im ältesten oder am größten. Benvenuti qui al Ferdinandeum, nel più vecchio e grande museo del Tirolo, punta di diamante del panorama museale dell'intero Tirolo storico. In questo viaggio toccheremo le più svariate tematiche e ci muoveremo attraverso i secoli. Buon divertimento a tutti! Und ich wünsche Ihnen sehr viel Spaß und Vergnügen dabei. Il Museo Ferdinandeum costituisce una delle più antiche realtà museali dell'Austria e dell'Europa. Dispone di 7 ricche collezioni. Lo scopo dell'associazione è sempre stato quello di promuovere l'arte, la cultura, le scienze e la ricerca in Tirolo all'interno dei confini storici, favorirne uno sviluppo duraturo. Le collezioni del Ferdinandeum riguardano quindi il Tirolo, l'Alto Adige e il Trentino, nonché i comuni del Tirolo storico. Il notevole percorso espositivo del Ferdinandeum coniuga la dimensione internazionale e quella regionale dalla preistoria fino ad oggi. Il museo vanta una straordinaria collezione fiamminga con opere di Rembrandt e Bruegel. Il Ferdinandeum è noto inoltre per la sezione dedicata all'arte medievale, per la pregevole collezione musicale. Al piano terra è ospitata l'ampia mostra sulla preistoria e la protostoria, mentre ai piani superiori trova posto la sezione riservata all'arte dal Medioevo all'età moderna fino ai giorni nostri, al cui interno spicca l'altare di Castel Tirolo risalente alla seconda metà del XIII secolo, altare che presenta raffigurazioni davvero molto innovative per l'epoca, come ad esempio San Giuseppe che cucina e un paio di occhiali. La collezione pittorica comprende anche capolavori dell'arte moderna con opere di Gustav Klimt, Albin Egger-Lienz, Alfons Walder. All'ultimo piano sono esposte opere di arte contemporanea, tra cui il complesso I volti dell'invecchiamento di Anton Christian di Innsbruck. È un'installazione con 98 componenti di Martin Gostner, allievo di Arnulf Reiner e Max Beiler. Questa realtà museale si contraddistingue per il costante impegno nella raccolta di oggetti d'arte, libri, strumenti musicali, oggetti di interesse naturalistico, documenti storici e oggetti di uso quotidiano. Ciò vale in particolare per la biblioteca del museo, con oltre 1.600.000 riferimenti alla letteratura dell'Euregio. Grazie al ricco patrimonio di giornali, riviste, libri e molteplici raccolte speciali, è offerta a tutti l'opportunità di effettuare ricerche mirate su temi che interessano il Tirolo. Per tutto ciò che riguarda il Tirolo, la biblioteca del Ferdinandeum risulta essere la più fornita al mondo. L'associazione Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum conta attualmente circa 2.900 soci provenienti dal Tirolo, Sud Tirolo e Trentino. Soci che offrono un contributo prezioso nel promuovere la cultura, l'arte e la ricerca, favorendone uno sviluppo duraturo impegnandosi nella raccolta del materiale. Solo nel 2013 si sono registrate più di 80 nuove iscrizioni. Oltre alla sezione espositiva permanente, il Ferdinandeum ospita regolarmente mostre temporanee. La nostra visita al museo coincide con l'esposizione Curius und Merkwürdig, comprendente 21 oggetti curiosi che non ci si aspetterebbe di trovare in un museo locale. Abbiamo potuto conoscere da vicino anche la mostra sulle creazioni di Lois Weinberger, che dagli anni 70 si occupa in modo non convenzionale del rapporto tra lo spazio riservato alla natura e quello riservato alla civiltà. Ja, meine Damen und Herren, ich verabschiede mich.
Gentili signore e signori, a questo punto vi saluto qui davanti a queste splendide collezioni di arte tardo medievale che ci hanno reso famosi. Ecco l'altare di Annaberg, proveniente da Castel Annaberg, in Val Venosta, in cui è possibile vedere una delle rappresentazioni più antiche di Innsbruck. Saremo lieti di accogliervi se vorrete passare un po' di tempo qui al Ferdinandeum, come anche negli altri musei provinciali, quali il Tirol Panorama, il Museo di Arte Popolare, il Zeughaus e la Hofkirche. Siete sempre ben visti qui da noi nella memoria storica del Tirolo. Das Museum del Zeughaus und der Hofkirche, Sie sind jederzeit herzlich willkommen hier bei uns im Gedächtnis Tirols.